Guarda che stupida. È il mio naso questo, è il mio naso. Un buongiorno un po' in ritardo, devo dire, oggi. Scusate l'assenza per stamattina, ma ho dovuto registrare un bel po' di contenuti di lavoro che spero di farvi vedere già oggi. E forse il mio capello ben fatto spoilerà qualcosa, e adesso ci siamo preparati, organizzati, preso tutto e stiamo andando a Milano sempre per scattare altre cose di lavoro, quindi ci sentiamo e ci aggiorniamo più tardi. Allora, un po' di info su il look di oggi, visto che sto guardando i messaggi in privato e già mi state scrivendo. Il cappotto è di Acap, quello che vi ho fatto vedere l'altro giorno, ve lo consiglio perché è davvero morbido, molto bello. Poi il pantalone è un pantalone di Falconeri, scarpe, mamma mia, il calzino nero non si può vedere, vabbè, scarpe le sono sempre Adidas, mentre la maglia di Intimissimi, ma ne riparleremo. Non chiedete la ricetta a me perché io non la so, non li ho fatti io, li ha fatti mia mamma, quindi nel caso chiedete a lei la ricetta, io non credo li farò mai in vita mia. No, non è vero però, non è vero, mai dire mai, perché secondo me ultimamente ci sono stati dei miglioramenti in cucina, quindi potrebbe essere... quindi non è vero, però quelli sono un livello di difficoltà, secondo me, troppo alto. Voglio capire chi ha decretato questi miglioramenti. Boh. I brutti ma buoni sono sempre bravissima, su questo non si discute. Esatto, notare il rimprovero di mia mamma che ha detto sono un po' secchi, dovevi coprirli a metà cottura. Cioè praticamente una cosa dovevo fare, una, metterli nel forno e toglierli e mangiarli. Manco quella cosa ho fatto giusta. Adesso mi viene in mente, non so quanti di voi lo facevano, però sono curiosa. Secondo me sì, sicuramente non sono stata l'unica. Quando a 18 anni sono andata a vivere a Milano da sola, che ho iniziato a lavorare come modella, ricordo che appena potevo poi tornavo a casa dai miei nel weekend, se non dovevo lavorare eccetera, non avevo nessun impegno, quindi prendevo il treno da Milano e tornavo qui a Bergamo, tra l'altro poi un'oretta, quindi neanche più di tanto, e trascorrevo il weekend a Bergamo, quindi mi ricordo che lo adoravo perché mangiavo bene tutte le cose di mia mamma. Poi lei bravissima in cucina, figuratevi. E ricordo soprattutto che poi il lunedì o la domenica sera, quando tornavo a malincuore a Milano, partivo con un trolley carico di cibo, tutte le cose che mi preparava mia mamma, tra dolci, insomma tutte le scorte di cibo che aveva preparato per me, e soprattutto tante messe poi nelle vaschettine della Tupperware, rigorosamente nelle ciotoline della Tupperware da mettere nel freezer, poi quindi nel congelatore per poi tirar fuori nel momento del bisogno durante la settimana a Milano da sola. Quindi ecco, questo me lo ricordo benissimo. Nadine, tu devi capire che le scorte di cibo di mia mamma non le avrai mai. Sei destinata a mangiare solo biscottini, ok? Ok, adesso mi hai fatto sentire in colpa con Nadine. Scusa, ma non ti posso dare l'arrosto neanche col primo favoloso, però ti posso dare appunto un biscottino. No, questi sono di Halloween, li apriamo il giorno di Halloween, va bene, questi. Uno anche agnomo, va bene. Uno anche agnomo, dai. Poverino che è già lì che aspetta. Seduti. Mamma che bravi. No. Piano, eh. Bravi. Mia. Ma certo, ma queste sono le caratteristiche base, cioè credo che tutte facciano così. Non importa quanto tempo passerà, però la sicurezza è che lei, la vostra mamma,
un bel giorno ti vi chiamerà e vi dirà: ti ricordi che c'hai ancora quel contenitore della torta o la tortiera che ti avevo dato 2 anni fa? Non è che me la puoi ridare, per favore? Cioè, io vi giuro che ho l'ansia tutte le volte che arriva con una nuova ciotola della Tupperware, perché io so già che quella ciotola lì me la chiederà 100.000 volte, ma non le servirà niente, non importa, però lei deve riaverla subito. Tante volte mi porta le cose e me le fa lavare subito, me le fa mettere in altri contenitori, perché lei deve tornare a casa con il suo contenitore da Tupperware, se no non va bene, non va bene. Quindi ogni volta c'ho l'ansia, e se poi ne perdo qualcuna, poi perdere, però magari non la trovo in mezzo a tutte le altre ciotole, mamma, è la fine, l'ansia, c'ho l'ansia di quelle ciotole, l'ansia. Ma quei ricciolini lì sopra che sbucano? Ma quei capellini che sbucano, amore? Amore? Che sorriso!